Regione Lombardia, io adesso ho una comunicazione, ma l'ex assessore ha aumentato, ogni cambio orario c'era un aumento di 60 primi al giorno. Ogni cambio orario, io da 4 anni che sono lì, e allora ogni cambio orario aumentava i primi per correzza. Quindi le frequenze sono molto elevate sulla nostra rete. Io parlo proprio che la nostra rete è quella che va a Milano, a Novara, a Valera, ad Aveno, quindi tanto la rete di Lombardia che viene a Como e che va a Asso. E poi abbiamo quel tratto che fortunatamente anche lì non è stato ancora dimesso, che è la Brescia e Gio Vedro, che sono 100 km di ferrovia in un paesaggio stupendo. E quindi la risposta per il momento è questa. Però se c'è andava la Valmorea, anche la Valmorea c'è uno studio adesso di tutte le amministrazioni comunali. Allora, le amministrazioni comunali si sono messe assieme per fare un ecomuseo, perché da adesso sono andati in moda gli ecomusei, anche a livello non solo regionale, ma anche a che ricevono dei finanziamenti. Quindi se dire in quella tratta lì c'è ancora posto tutto, devo dire, sulla Valmorea. E adesso abbiamo però un bacino da sorpassare, che è quello che si chiama Annate. Quindi se si trova il modo che si trova, sicuramente le pendenze ci sono e si trovano le risorse per farlo, sicuramente con la tratta lì è turistica, perché oggi ci sono delle iniziative fatte dall'associazione che si chiama I Nostri Arrivisi, con sede della nostra ex attore di Malnati, che sono lì proprio come sede, e organizzano 4-5 volte all'anno questa treno a vapore che parte appunto da Mendrisio, viene da Morea e da Mendrisio. Quindi 4-5 volte all'anno vengono fatte queste iniziative dal punto di vista familiare. E questi insieme, già anche da noi, addirittura, come si diceva prima, volontariato, perché questi sono tutti ex ferrovieri che interessano o appassionati di ferrovia o gente comune che si trovano durante la settimana e vanno a ripristinare i binari, portare la stazione, quindi tengono diciamo funzionare quello che è il servizio della stazione. E poi arriva la scena a vapore e bisogna portarci a farci un giro. Quindi ci sono tante iniziative che vengono fatte sulla ferrovia e purtroppo sono queste le situazioni. Quindi non so, più di frequenza così ormai sulla linea non ce ne stanno più. Un altro progetto importante che lì che anche l'altra volta era prioritario per la regione Lombardia, il collegamento dalla rete che è nel primo T2, che non c'era nella decisura. Quindi adesso noi abbiamo attivato un progetto con finanziamento europeo per già prolungare dal T1 al T2 la ferrovia. Quindi noi abbiamo già fatto il progetto di massima di collegamento tra T1 e T2 e a quel punto siamo sempre le risorse, però la regione Lombardia si è impegnata a volere anche il colonnello, quindi fa andare la notizia anche da parte della rete, perché noi lì abbiamo fatto, adesso abbiamo molte interconnessioni tra RFI e nostra rete, quindi ne abbiamo in parecchi punti, perché ormai l'impresa, come si diceva prima, l'impresa ferroviaria è unica, quindi si parla di impresa ferroviaria regionale, perché comunque la linea di velocità ancora manca per l'Italia, quindi anche lì la priorità ce l'ha sempre per l'Italia. Quindi anche se il treno deve aspettare, aspetta quello regionale, non aspetta quello dell'Italia. Quindi anche qui si sta cercando di razionalizzare i dati, le tratte, quant'altro. Poi sono stati inseriti anche i treni che portavano addirittura la Freccia Rossa, arrivava a Potenza, erano 6 corse giornaliere, che da 2 da Napoli, che dalle 4 da Roma, che andavano a Potenza, poi si è visto che l'utenza non era sufficiente, è stata tolta e dovrebbe essere ripristinata a metà di quest'anno fino a fine anno con sperimentazione. Noi addirittura a Malpensa abbiamo allungato le banchine perché abbiamo avuto un portaccio di 100 metri, la Freccia Rossa è lunghissimo, e quindi i lavori sono stati fatti e speriamo che prosegua, arriviamo a più e poi quando ci sarà le risorse più per la meno della rete, che più oggi, una volta si portavano i binari, oggi si cerca di tolgo un po' quello che è l'urbanizzazione. Anche adesso mi chiede di niente di finanza. Così che professor Maggi risponderebbe in modo più filosofico. L'automobile è morta, ti farei un'affermazione lapidale così. Vuol dire che è morta è difficile, ma abbiamo bisogno di lavorare. Però tu dici che è morta perché è un aggeggio. Scusa, ma tutto veloce,
aumentato il traffico quando è aumentato il costo della benzina, del gasolio, così, e c'è questa crisi economica in atto. Il traffico è aumentato, infatti, così come è aumentato, ad esempio, sul discorso della linea T, c'è un boom enorme di utilizzo del treno. Immagini, perché dice è morto la linea? Perché è un agente tecnologico che parte elettronica, ma è rimasto esattamente lo stesso che avevamo inventato oggi, la macchina è ancora quella, no? Quindi è legata a uno sviluppo di tipo individuale anziché collettivo ed è un meccanismo che è entrato evidentemente in crisi. Quindi entrare solo una macchina che sostiene dal punto di vista dell'energia e il trasporto collettivo. L'ha detto molto grande, il binario sta diventando l'energia. Però chiaramente in un territorio congestionato come il nostro, perché siamo in un congestionato, con le scelte sbagliate alle spalle diventa difficile. Ma dice Maggi, ci arriveremo anche noi, magari non subito, il treno non è arrivato subito in Italia, è arrivato dopo qualche decennio rispetto all'Inghilterra, ma questo cambiamento di tendenza, probabilmente con il fatto che sta disponibile, è in corso da tutti. Quindi qualche anno dobbiamo avere più orari di questa cosa. L'architetto Marugani dice una cosa però importante e va sottolineata, nel senso che vivere in Lombardia vuol dire poter usufruire ancora di un servizio ferroviario, potremmo dire, di respiro europeo. Quello che sta accadendo in altre regioni d'Italia purtroppo non è dello stesso segno, nel senso che le notizie delle chiusure delle linee di interesse locale in Piemonte sono, come dire, il fatto di cronaca anche piuttosto recente, ma chiudono le linee praticamente adesso c'è la Toscana, per come dire, in ballo con un riordino del trasporto ferroviario, eredità anche di una frammentazione di gestioni societarie, come dire, che hanno fatto fatica a parlarsi tra di loro. Da questo punto di vista direi siamo abbastanza male. Avvicinare l'utenza al treno, in sostanza si tratta di recuperare praticamente quel ritardo che si è accumulato con la tragedia del taglio delle linee ferroviarie negli anni 50 e negli anni 60. Oggi vuol dire però soprattutto fare anche una politica di, come dire, formazione nelle scuole, come diceva l'architetto Marugani, che no, stanno investendo bene, è una direzione giusta, perché bisogna proprio, come dire, cominciare a formare i futuri viaggiatori, bisogna proprio abituare la gente sempre piccola sostanzialmente a una mobilità diversa rispetto a quella che è stata dei nostri padri e che è anche la nostra. Ci vogliono politiche tariffarie proprio di integrazione. Noi nel nostro piccolo, nel bacino Ferrovie del Gargano, nel bacino di una città di Foggia, ovviamente i numeri non sono quelli di Milano e di Ferrovie Nord Milano, però la tariffazione unica, il biglietto unico praticamente sui diversi vettori praticamente è un incentivo sicuramente per i viaggiatori. E poi abbiamo sentito dalle parole di un esperto delle Ferrovie Federali Svizzere, occorre anche un processo di formazione del personale sui treni che sia, come dire, molto più disponibile nei confronti della clientela, e il treno deve essere pulito, accogliente, come dire, deve essere, come dire, in grado di garantire un viaggio che sia effettivamente sereno, confortevole. Cioè il vantaggio di poter leggere è il treno si può fare, in macchina io dico no, e sono minuti preziosi, sono per dire, pezzi della nostra quotidianità che poi, se l'esperienza del pendolare dura per tutta la vita, ci si fa anche una gran cultura, ecco.